In questa parte del video illustro il processo della fattura elettronica. La fattura elettronica è un dato strutturato in formato XML, leggibile da PC, secondo gli standard dell'Agenzia delle Entrate. Esso può essere contenuto in un archivio compresso zip e deve essere sottoscritto con firma CADES P7M per garantire l'autenticità e l'integrità del documento generato. Gli strumenti base per elaborare una fattura elettronica sono un PC o un tablet o uno smartphone, una connessione internet, un software per generare ed elaborare l'XML, una PEC per la trasmissione al sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate. Lo SD effettuerà i controlli formali sul documento, verificherà i dati fiscali, l'indirizzo telematico, la firma digitale, se scaduta o revocata, la presenza dei campi obbligatori, la congruenza dei valori imponibili e delle aliquote. Lo SD notificherà gli esiti positivi o negativi dei controlli terminati al mittente della fattura. Se volessimo fare un paragone con il processo civile telematico, le notifiche dello SD corrisponderebbero in questa fase ai controlli automatici comunicati con la terza PEC. Superati i controlli, lo SD inoltrerà all'indirizzo telematico del destinatario, che per la pubblica amministrazione è il codice univoco, per il mondo B2B è la PEC abilitata o il codice destinatario, che può essere richiesto all'Agenzia delle Entrate o fornito dagli intermediari se il destinatario adotta un software gestionale. In caso di soggetti privati non dotati di partita IVA, il codice destinatario è rappresentato da 7 zeri e la fattura elettronica sarà depositata nel cassetto fiscale, che il destinatario potrà recuperare accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il mittente dovrà consegnare anche una copia della fattura in formato cartaceo o in PDF. Un ruolo importante all'interno del processo della fattura elettronica lo occupa la conservazione digitale. La conservazione digitale è un processo elettronico regolamentato dal codice dell'amministrazione digitale. Dobbiamo conservare sia la fattura elettronica sia le notifiche. La conservazione a norma è obbligatoria per tutti, anche per i soggetti lato passivi che sono in deroga, quali gli appartenenti ai regimi dei minimi e al forfettario, per la durata di 10 anni. Oltre all'obbligo previsto per legge, la conservazione digitale ha dei grandi vantaggi che ci preservano dai rischi. Infatti i documenti in conservazione sono leggibili, recuperabili, integri nel tempo.